la ragazza, io la vedevo da prima del Covid, non vedendola, chiese al padre, ma sta bene? E lui sorridendo mi disse, sì, sta bene, non ti preoccupare. Ora, noi come facciamo? Facevamo a renderci conto di quello che stava succedendo dentro. Ma quest'uomo ci ha preso in giro a tutti. E da fuori sembrava una bravissima, bravissima persona. Si dice che la ragazza stava in camera da letto, secondo piano, però io ho molti dubbi. Perché soprattutto il periodo estivo, con il padre, essendo che faceva molto caldo, stavamo con le tapparelle alzate e la finestra totalmente alzata. Ci siamo trovati entrambi a fumare le sigarette sul davanzale. Può mai essere che la figlia stesse legata dietro di lui a letto? Non ci voglio credere. Me lo racconti di questo padre? Per me era un padre modello, lo ritenevo superiore a me, perché usciva alle 6 di mattina alle 6.30, ritornava alle 18.30, mangiava, andava in campagna a lavorare. Era un bravissimo padre, un bravissimo ragazzo. Lo era! E come è stato possibile, secondo te? Non lo so. Non ci facciamo capaci come abbia fatto ad occultare un segreto drammatico come questo. Pensi che sia stato costretto dalla moglie? Costretto non penso. Anche se la moglie l'avesse costretto minacciandolo dove lo buttava fuori, lui se doveva totalmente fregarsi, perché una figlia è una figlia. Una moglie si trova, ma un figlio o una figlia non ritornano più. Papà della ragazza è piede libero, tu l'hai più visto? No, ma non l'ho mai più visto. Se ci sta guardando gli vuoi dire qualcosa? Oh, amico, ti chiamo tuttora amico, cioè totalmente deluso. L'unica cosa che ti chiedo è di parlare con tua moglie e di dire totalmente tutta la verità. La ragazza avrà una ferita che non si rimarcirà né mai. Tua figlia merita la verità. Ci colpisce molto il racconto di questo signore, era un bravissimo papà, un amico caro, una persona per bene, un grande lavoratore, e poi emerge, affiora questo racconto dell'orrore che vi stiamo appunto documentando. Lucilla Masucci, vengo da te in diretta perché giorno dopo giorno aumentano le testimonianze, il racconto si arricchisce di puzzle, frammenti che ci aiutano a capire la realtà. E un altro frammento importante ce l'abbiamo ora in diretta perché con te c'è questa ragazza che si chiama Clara, che conosce molto bene la vittima e sua sorella, non faremo i nomi naturalmente, ma c'è un racconto che corrisponde a quello che è emerso negli ultimi tempi. Vengo da voi in diretta, Lucilla. Alberto, io sono proprio contenta che Clara sia con noi perché è una ragazza e parla. Noi abbiamo provato a contattare la scuola, come sai, abbiamo chiesto alla preside, abbiamo contattato alcuni insegnanti e c'è un silenzio totale. Ma lei no, lei ha frequentato quella scuola che vedi alle mie spalle, è entrata in quell'aula. Nel periodo in cui lei era a scuola c'era anche la ragazza di cui stiamo parlando, era una bambina. Che bambina era, Clara? All'inizio, da quando ci conosciamo, effettivamente non è che la conosco di persona, però quando eravamo piccole, frequentando la stessa scuola, ci vedevamo e vedevamo che comunque questa ragazza era sempre da sola, non aveva amici, comunque è stata anche presa in giro, le sono stati dati dei nomignoli abbastanza cattivi. Però penso che... Come si presentava? Che nomignoli? È molto, ad esempio... I nomignoli, ad esempio puzzona, come si è sentito molto per i telegiornali. Mi dispiace questa cosa, infatti penso che chiederò scusa io a nome di tutti quanti i miei compagni, perché da piccoli magari queste cose non si capiscono, però ad oggi, sentendo la situazione, vedendo tutto quello che è successo, mi dispiace a me per le persone che l'hanno fatto e penso che pure loro ad oggi siano molto molto tristi di questa cosa. È un brutto nome, Puzzona, perché? In che condizioni era la bambina? Si vedeva, ad esempio aveva i capelli un po' più sporchi o magari aveva sempre gli stessi vestiti e che quindi si sa, i bambini prendono in giro magari una persona un po' diversa, però non è una cosa giusta, infatti ad oggi appunto vedendo la situazione capiamo che è stato sbagliato. Alberto, il fratello di Clara è stato in classe invece con la sorella di questa ragazza, la ragazza che ha denunciato. Che cosa ha visto? Ad esempio anche lei aveva dei segni di bruciature di sigarette, non si sa da chi effettivamente siano stati fatti. Però... L'hanno chiesto, chiedevano perché queste bruciature sulle braccia? È stato chiesto, però non ha mai dato una risposta effettiva, quindi era sempre un non rispondere o magari deviare l'argomento.
Quindi come sentirete... drammatico è che loro erano bambini, Clara, esatto, me lo ha ripetuto più volte, noi eravamo bambini, toccava ai grandi è vero. Occuparsene. Io la voglio ringraziare per questo racconto, sì. Perché ci sono anche queste scuse che arrivano dopo tutto questo tempo, ma dei bambini non possono immaginare cosa ci sia dietro all'aspetto, alla trascuratezza, ai segni di violenze che loro non possono esatto. capire. Un bambino può solo forse... Infatti, Alberto, se posso interromperti... Certo. Il nostro paese è passato per un paese di omertosi, perché magari tutti quanti i miei concittadini hanno detto che la situazione la conoscevamo, e è vero in parte, perché conoscevamo il fatto che magari questa famiglia fosse una famiglia, che ne so, un po' più disagiata a differenza di un'altra famiglia, tra virgolette, normale, e che quindi, capito, non potevamo immaginare una cosa del genere. Poi c'è stato anche il Covid, quindi 2 anni di Covid comunque ci hanno rinchiuso in casa, non abbiamo avuto... la possibilità con altre persone, quindi ad oggi magari di capire perché lei non c'era, una cosa del genere. Io ringrazio Clara esatto, moltissimo anche perché, appunto... per questa testimonianza, e chiaramente noi continuiamo a chiederci le responsabilità. Loro erano bambini, i grandi ci sono i familiari, ci sono i fratelli che sono maggiorenni, e dunque la complicità presunta all'interno del nucleo familiare. Vi abbiamo fatto vedere che ci sono gli operai lì in quella casa. Non penso che siano stati complici, Alberto, no, non penso. No. Non penso proprio, perché io non penso che mi impersono in loro. Io li conosco, sono bravissimi ragazzi. Non penso minimamente che vedano magari la sorella in una situazione comunque difficile, come legata al letto, magari mentre subiva delle violenze, e nessuno ha detto nulla. Sicuramente loro non volevano tutto questo per la sorella, però ci sarà stato qualcosa che ha impedito a loro magari di denunciare la cosa. O qualcuno. O qualcuno. Probabilmente. Allora qualcosa, cerchiamo, non lo so, però cerchiamo di capire. Non darei la colpa ai fratelli. Perché questo è un punto importante. Cosa può essere accaduto all'interno di quella famiglia? Vi ricordo che c'è un'impalcatura, gli operai non hanno mai visto la ragazza. Il racconto della nostra inviata. C'è il padre, i fratelli maggiorenni, perché non hanno fatto niente? In questa storia ci sono moltissime vittime, ma nessuno innocente. Molte vittime e nessuno innocente, dice Rosaria. Perché chi era in quella casa non ha fatto nulla per 21 anni? Il padre, che è rimasto a guardare in silenzio mentre la figlia gli veniva torturata sotto gli occhi. Lui, una vittima o un complice? E il resto della famiglia? Gli altri miei fratelli hanno sempre dato ragione a mia madre e mi apostrofavano dicendo che ero nata dalla munnezza. I fratelli davano ragione alla madre, racconta in lacrime la ragazza segregata. Uno di loro, all'arrivo dei carabinieri, ha tentato di liberarla. Perché? Per nasconderla, per difendere la madre. Mio fratello però non c'è riuscito, per cui quando sono arrivati i carabinieri mi hanno trovato ancora legata e con le chiavi in mano a mio fratello. Erano consapevoli questi ragazzi dell'orrore che c'era nella loro casa? Forse sì, visto che quando la madre si è assentata per un ricovero non hanno fatto nulla. Il padre e i fratelli l'hanno lasciata lì. E chi altro avrebbe potuto vedere le condizioni della ragazza? Forse alcuni operai, come ci racconta Clara. Non è vero che in quella casa non entrava nessuno. Gli operai sono entrati. Che hanno visto la ragazza? Nessuno ha visto niente. Qualcuno è entrato quindi in quella casa. I lavori erano sia interni che esterni. Hanno cambiato gli infissi in tutta la casa, anche nella camera da letto dove era la ragazza. Gli operai sono stati all'interno dell'abitazione per qualche giorno, eppure non c'era nessuna traccia della ragazza. Com'è possibile che gli operai non abbiano visto niente? Perché non c'era, o era nascosta bene o non c'era. E ora l'ha portata da un'altra parte, questo non lo so. Forse l'ha portata da un'altra parte per nasconderla, dice Clara. E se così fosse, dove? Da qualcuno che sapeva e l'ha coperta. In quella casa poi c'era anche un cucciolo di cane. Era legato, una catena al collo, impaurito e denutrito. La vicina di casa, Sabina, più volte gli ha dato da mangiare. Ma poi succede qualcosa. Lo dava da mangiare più di una volta. Lei se ne è accorta, il cane non si è più trovato, non si è più visto. Le dava fastidio forse che io mi intromettesse anche con il cagnolino. Figurati se uno di noi si intrometteva nella propria famiglia. Nel cane non si è saputo più nulla.